Ladies and gentlemen, hold the young people, this is showtime. È tornato il sergente, raga. Sì, vittoria importantissima, importantissima, godereccia a gode come se non ci fosse un domani. Perché? Perché hai vinto soffrendo, perché per la prima volta hai gestito, anche se è stata una gestione dura, perché hai segnato all'inizio, potevi fare altri gol, altre volte quando ti mangiavi questi gol gli altri poi te la pareggiavano e tante tante altre cose. Grandi tutti ragazzi, belli tutti, mi sono piaciuti veramente tutti, 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 tutti. Un applauso speciale al sergente. Quindi la classifica ci dice che questa vittoria è molto molto importante per la classifica, appunto, per l'Europa League. No, lo so ragazzi. Lo so cosa pensate, però come ho sentito disfattismo dopo il pareggio a Firenze, se non c'è sbaglio ce n'ha pareggiato pure il Torino, oggi non voglio sentire stiamo in Champions, siamo fatto tutto, cioè raga, piedi per terra, tranquillità, oggi tante cose belle, poche cose brutte e la classifica stiamo con la testa sulle spalle, anche perché c'è un'altra partita subito, eccola, dopo domani. E niente, io non ci ho capito niente al fantacalcio, ho messo Donnarumma invece di Stracoscia, quindi mi merito la sconfitta, però c'ho lui. Come godo ragazzi, sì, godo, perché due volte a Milano avevo detto che era difficile, sono pessimista. Io ragazzi so così, io preferisco non avere troppe aspettative e poi succede le cose belle. Quella è la cosa bella. Quella è la cosa bella. Invece c'è chi per esempio pensa, fa, crede, scrive, e poi peretta. Dobbiamo parlare dei singoli, no, e parliamo dei singoli, parliamo di una grande Lazio, parliamo dei grandi laziali, parliamo di una partita che alla fine è costruito molto più tu, alla fine Samir Handanovic secondo me è ancora uno dei portieri più forti, fa tre miracoli uno, sopra, uno davanti all'altro. Loro veramente poche cose, tanti tiri da fuori con Politano, Keita impalpabile. Ciao Keita, volevi segnare, eh? Invece va bene, Borca, Valero, dopo tre minuti voleva far entrare Valero perché stava a pezzi. Ragazzi, siamo con i piedi per terra, mancano a noi 10 partite, agli altri 9 sono 30 punti ragazzi. 30 punti è un campionato quasi, capito? Quindi siamo coi piedi per terra, pensiamo a noi, pensiamo a noi, pensiamo alla nostra Lazio, ma soprattutto ragazzi io una cosa volevo chiudere questa cosa, questa piccola, questo piccolo appunto video con ringraziare tutti i ragazzi della Curva Nord di Milano che hanno fatto una coreografia spaventosa, bellissima, grandi irriducibili, grandi ragazzi della Nord, bello, bello, magari sempre così. Non lo so, ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere, ditemi come state e mi raccomando, se li vedete, allora, se nel mentre guardate il cielo per vedere a noi che vogliamo, poi per sbaglio li acciaccate, pulite le scarpe.